Negli ultimi anni la medicina estetica ha fatto dei progressi straordinari, sia dal punto di vista delle tecnologie che delle tecniche e anche delle metodologie. Oggi siamo venuti a Ferrara per parlare con una dottoressa che è stata pioniera nel portare questa disciplina in Italia. È iniziato 25 anni fa e stiamo parlando oggi con la dottoressa Laura Mazzotta. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto grazie di averci ricevuto. Grazie Medico estetico, direttore sanitario di un importante centro qui a Ferrara. Ora però devo dire adesso che la telecamera inquadra, no? Io non so a voi. Sì. quanto sono credibile quando ho detto di 25 anni di esperienza. Ma ci sono tutti perché ho 52 anni, lo posso dire Ah, ok, direi che non tranquillamente. l'avevo chiesto, Lo signore e signore. dico. Senta, ecco, quindi lei ha vissuto un po' tutto quello che è il percorso che ha fatto la medicina estetica in Italia, che è una disciplina molto recente. Ecco, come è cambiato l'approccio dei pazienti verso questo tipo di disciplina? È cambiato tantissimo perché proprio io l'ho vissuta dagli albori, assolutamente. Quindi quando le pazienti erano prevalentemente donne, venivano, si vergognavano, mi dicevano: ma sì, guarda, io vorrei, però questa ruga mi piace perché è il segno di tutta la mia vita, della mia esperienza, però se però si potesse togliere un pochino, attenuare, e c'era sempre questa vergogna, questo timore, questa ricerca di una scusante per venire a fare un trattamento. Adesso tutto questo non c'è assolutamente più, se è sdoganato, se ne parla, se ne straparla, per cui ormai ci sono dei tabù che non esistono più, Anche ecco. perché diventa sempre più importante oggi, anche grazie al concetto dei social, no? Discorso dell'immagine. E l'immagine adesso, che vogliamo o che non lo vogliamo, proprio attraverso i social, che sono parte integrante della nostra vita, purtroppo, per fortuna, insomma, non lo so, però effettivamente l'immagine è importantissima. Adesso C'è sempre più consapevolezza di questo aspetto, tra l'altro anche tra gli uomini a questo punto di vista. anche tra gli uomini, adesso arrivano anche gli uomini. Prima no, a volte, cosa secondo me molto bella, portati dalle mogli. Senta, quali sono i trattamenti più richiesti? Allora, in linea di massima, tutto quello che riguarda la ridefinizione dei contorni del volto, quindi filler, la tossina botulinica, i peeling, nel corpo, tutto quello che è il rimodellamento corporeo e i laser, oggi ci aiutano ad affrontare moltissime Ecco, problematiche. parlavamo quando nell'introduzione, queste grandi evoluzioni dal punto di vista della tecnologia, ecco, quali sono le evoluzioni più importanti? Il laser è uno di questi, ad I esempio. laser sono assolutamente una di queste perché siamo arrivati ad avere delle tecnologie che danno una minima aggressività con dei risultati veramente eccezionali. Laser quindi sempre più performante, quindi attenzione, l'importanza dei laser è che siano, diciamo, aggiornati alle nuove Aggiornati tecnologie. alle nuove tecnologie specifici per la problematica, perché in realtà dire laser è un dire tanto, in realtà per ogni patologia esiste un laser specifico, quindi bisogna essere certi che il laser che viene utilizzato sia quello adeguato alla patologia che viene trattata. Ecco, infatti qua nel suo studio ne vediamo diversi. Quindi abbiamo sei. Questo è importante. Bisogna usare per ogni laser, c'è una patologia e viceversa, proprio sono estremamente specifici e selettivi. Poi dicevamo anche dei grandi progressi dal punto di vista diciamo così, delle tecniche, anche delle metodiche. Ecco, qual è il suo pensiero in questo senso? Allora, una volta si andava più verso l'approccio americano, diciamo così, quindi dell'esagerazione, con la ricerca del labbrone, lo zigomo molto prominente, il lifting con gli occhi estremamente così, quelli da gatto che si vedevano una volta. Adesso fortunatamente la ricerca è quella della naturalezza, quindi è vero, voglio fare un piccolo ritocco, voglio sistemare un piccolo inestetismo, ma rimanere sempre naturale e in armonia con quella che è la persona. Ecco, però spesso da parte delle persone la voglia anche di esagerare, a volte c'è con danni che poi abbiamo visto in alcune persone. Ecco, lì come deve intervenire oggi un medico?
A mio avviso deve sempre prevalere l'etica professionale, cioè siamo comunque sempre medici, per cui quando bisogna dire no, nel senso non andare mai oltre quello che è l'etica, appunto, e il buon gusto. E quindi qui il ruolo del medico di cercare anche di dire che tecnicamente sarebbe possibile, ma qualche volta forse è meglio non È farlo. fondamentale. Ecco, sono possibili tante, tante soluzioni oggi, però diventa fondamentale poi il centro a cui ci si rivolge. Ecco, che suggerimenti può dare a chi vuole appunto avvicinarsi a queste soluzioni e deve scegliere un centro? Allora, il centro deve essere possibilmente con personale assolutamente qualificato. Qualificato vuol dire che abbia un curriculum che sia ben consultabile e che abbia esperienza. L'esperienza è molto importante nel nostro campo. Un centro che sia autorizzato dalla USL, quindi deve essere un centro con tutte le caratteristiche igieniche e normative assolutamente a posto e con tutte le metodologie più nuove e che possono essere consultabili. Quindi, ecco, Bisogna che ci sia molta trasparenza, ecco, quando si va a scegliere un centro. perché c'è da dire adesso, insomma, senza nasconderci dietro un dito, dato che sono tante le persone che si vogliono avvalere di questa possibilità della medicina estetica, ci sono anche tanti professionisti che sono degli semplici estetisti che magari entrano anche in Sì, ecco, diciamo che c'è una grande differenza tra quello che fa un estetista che ovviamente con la sua professionalità giusta è assolutamente importantissima da quello che fa un medico estetico. Sono proprio due cose completamente diverse che non si possono sovrapporre. Possono collaborare, ma non si possono sovrapporre. Quindi oggi la medicina estetica è un trattamento assolutamente sicuro, ma è importante quindi assicurarsi di quelle tipi di autorizzazioni che ci diceva che sia. Assolutamente, che sia tutto molto ben documentabile. E poi per chiudere, rimarcare l'importanza di verificare la professionalità e l'esperienza delle persone a cui ci si rivolge, perché sì, la tecnologia, ma poi dopo entra poi in campo la È la persona professionalità. che fa. E su questo che suggerimenti può dare per capire se ci rivolgiamo al giusto professionista? Allora, intanto, come dicevo, guardare quel curriculum, quindi che tipo di studi ha effettuato il medico, la struttura dove lavora, la trasparenza dei prodotti che vengono utilizzati, quindi tutta la tracciabilità dei prodotti che vengono usati, il fatto che il medico rilasci sempre un talloncino con il prodotto, col nome del prodotto, il numero del lotto, eccetera, che è stato utilizzato e che ci sia un dialogo molto aperto, nel senso che il medico ascolti realmente il bisogno del Ecco, paziente. qui ha toccato un argomento, forse apriamo un attimino la chiacchierata, perché due cose importanti. Innanzitutto è diritto del paziente avere l'elenco dei prodotti utilizzati dalla. Assolutamente, assolutamente, è dovere del medico dare il talloncino del prodotto che è stato Quindi per utilizzato. verificare che si usano prodotti di qualità, perché è la cosa fondamentale. Sì, anche perché non è detto che il paziente torni sempre dallo stesso medico, quindi magari il medico che viene dopo deve sapere cosa è stato utilizzato precedentemente per non incorrere in effetti collaterali. E poi l'altra cosa molto interessante che magari è l'inizio per voi di rapporto con un paziente è il concetto della chiacchierata, del consenso, dell'ascoltare il paziente prima di iniziare un trattamento. Quanto è Assolutamente, importante è questo? importantissimo, bisogna che si crei un'empatia tale che permetta al paziente di poter dire chiaramente e senza nessuna remora i suoi dubbi, le sue paure, quello che desidera ottenere, così come da parte del medico la possibilità di dire questo lo puoi ottenere, questo non lo puoi ottenere, questo te lo consiglio, questo non te lo consiglio. Quindi deve crearsi quella fiducia e quell'empatia senza le quali non è possibile avere un buon rapporto medico-paziente. Questo in tutto, ma quando parliamo di andare a mettere le mani ovviamente sul viso delle persone, sull'estetica delle persone, è ancora più importante È una cosa probabilmente. molto seria. Questo Sì. si può fare, non si può fare dal punto di vista proprio medico, ma qualche volta anche può accadere che una persona vuole raggiungere un obiettivo e non si raggiunge magari col primo trattamento che lei aveva in mente o che la persona aveva in mente. Può capitare Può questo? capitare, assolutamente, può capitare, ma è molto importante spiegare tutto, spiegare per bene, spiegare
spiegare cosa si può ottenere da un trattamento, cosa non si può ottenere e cosa si può ottenere magari perseverando e facendo altri trattamenti. In realtà lei ci ha dato un suggerimento di come si riconosce un buon professionista, perché un buon professionista comincia dall'ascolto Sì. e non subito dire che voglio fare, che ne so, le labbra e dice ecco, venga nello studio e lo facciamo. Insomma, questo è il Esatto. concetto. Ascolto, capire. L'ascolto è la cosa principale, perlomeno dal mio punto di vista. Per chiudere, le è mai capitato di dire di no a un paziente? Spesso. Sì, spesso. Dottoressa, grazie per i consigli che ci ha dato, che saranno sicuramente utili a tante persone, perché sono tante oggi che magari desiderano rendersi, rimanere giovani e rimanere in perfetta forma. Quindi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a voi.